indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, che sfoggiavano ricchezza, proprio quella, sai, quelle cose pacchiane, no? Che facevano la ricchezza, SUV, tatuaggi, orologi di valore, poi magari erano pure patacche, però intanto lo ostentavano. Si è scoperto che avevano il reddito di cittadinanza. Quanto vi siete arrabbiati, da 0 a 10? Oh, poi arriva per esempio il direttore del Fatto Quotidiano che per giustificare la bontà del reddito di cittadinanza fa delle distinzioni tra i genitori, loro, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto che comunque la Guardia di Finanza ha chiesto la restituzione di tutte le somme che sono state erogate. In tutto questo ho letto un tweet di Marco Rizzo, il segretario del Partito Comunista, che è con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Ho appena finito proprio in questo momento il comizio d'Albano, proprio al volo, sono entrato in macchina scappando senza salutare le persone. Ah no, hai fatto male a non salutarle. Vabbè, se no non riuscivo a parlare certo. Con voi. Allora ricordiamo qual è il candidato del Partito Comunista ad Albano, a sto punto così facciamo. Bruno Valentini. È uno forte che andrà al ballottaggio, andare al ballottaggio. In bocca al lupo. Sono gli ultimi momenti in cui si può fare così, perché da mezzanotte c'è il silenzio elettorale. Però insomma io ho trovato questo tweet che io pensavo che in fondo un comunista potesse essere dalla parte degli ammortizzatori sociali, come si può intendere il reddito di cittadinanza. Poi ci sono quelli che rubano, ma insomma quelli che rubano ci sono dappertutto, no? Invece a Marco Rizzo proprio non piace il reddito di cittadinanza, o ho capito male? No, non mi piace perché non è una misura di tipo straordinario. Cioè la povertà va assolutamente combattuta, ma va combattuta come? Va combattuta nel momento del bisogno con un aiuto straordinario, appunto. Poi però va combattuta col lavoro, con la creazione di posti di lavoro. Noi qua abbiamo avuto un'erogazione, possiamo dirlo, a pioggia, priva totalmente di controlli. Mi fa ridere adesso che la Guardia di Finanza vada a controllare. E prima sono stati assunti 3.000, li chiamano navigator. Io nel mio non recentissimo passato mi sono occupato molto di formazione, mi sono occupato molto dei temi proprio collegati anche all'impiego, e quindi ho ancora, diciamo così, relazioni con le persone che lavorano nei centri per l'impiego. Mi hanno spiegato da più parti, da più città, che i funzionari, gli impiegati dei centri per l'impiego si ritrovano questi navigator tra le persone e devono spiegargli cosa fare loro a questi qua. Questi qua come fanno a trovare il lavoro loro, ad altri? Hanno bisogno di un aiuto loro stessi. Allora, questa iniziativa è stata un'iniziativa demagogica che ha, diciamo così, impiegato risorse enormi per il nostro paese, non ha prodotto lavoro e quindi è stato un colpo. E il colpo non è che va al signor Elkan che prende dal governo 6,3 miliardi di prestiti garantiti. Va a quelle fasce deboli che sono poi ancora più penalizzate. La Consulta ha obbligato il governo, notizie pochi giorni fa, a arrivare a 800 euro per i pensionati invalidi che hanno il 100%. Ma in Italia ci sono i pensionati invalidi dal lavoro, a volte sono quarantenni, cinquantenni, trentenni, che hanno davvero difficoltà a lavorare, dal 74% di invalidità al 99%, prendono 285 euro al mese. È una miseria, è chiaro, non possono andare avanti. Cioè, di fronte a questi sprechi... Bravo. Sono sprecati allora, soldi, cose che non uso il reddito di cittadinanza per le situazioni straordinarie, verificate. E non è vero che sono stati fatti i controlli, perché
guardate questo caso così eclatante, uno deve uccidere qualcuno per avere il controllo, questi erano evidentemente, no, dal punto di vista del, una volta si definiva così, il consumo vistoso, avevano un modello di vita apparente, no, davanti a tutti, no, e non c'è nessuno che ha fatto il controllo. Attenzione Rizzo, che ci sono i fan del reddito di cittadinanza che stanno mandando messaggi ricordando che sono stati fatti 200.000 contratti di lavoro grazie ai Navigator. No, grazie, fermate, perché se diciamo queste cose, quelle persone dicono quello, non conoscono le dinamiche del mercato del lavoro. Negli anni precedenti non è che i centri per l'impiego erano chiusi, erano sigillati. Negli anni precedenti abbiamo avuto 350.000, adesso cito a memoria ma ci siamo quasi, sì, all'anno, 420.000 posti di lavoro trovati dai centri per l'impiego, e li trovavano senza i Navigator. Di cosa stiamo parlando? Per conoscere i meccanismi dell'economia, ecco, io quello che chiedo davvero, a me spiace perché molte cose che il Movimento 5 Stelle aveva messo in campo erano giuste, poi sono state tradite, ma detto questo, a me spiace però questa totale incompetenza, perché allontanano la gente davvero dalla politica, perché invece di dimostrare che un movimento portava certe istanze a un certo livello, sono arrivati lì e mamma mia, stanno facendo peggio degli altri. Questo è il problema, chi dice 200.000 non conosce i flussi del mercato del lavoro. Si è fatto convincere da Travaglio che oggi ha fatto una difesa. Non basta leggere, Travaglio è torinese come me, ma non basta leggere un corsivo su un giornale per diventare esperti. Oggi c'è stato. L'idea della competenza. È vero che politicamente uno deve valere uno, giusto? Ma la competenza serve. Perché se io faccio il chirurgo e guido un aereo, l'aereo precipita, e se io faccio il pilota d'aereo e vado ad operare uno, il paziente muore. Quindi la competenza è una cosa importante. Quindi no al reddito di cittadinanza, che però insomma... Sì al lavoro, sia misure straordinarie, momentanee, ma per più persone. Invece di spendere quello che si è speso per il reddito di cittadinanza, sarebbe stato giusto ad esempio innalzare tutte le pensioni di invalidità e l'invalidità civile dal 74% in su. Sono persone, scusatemi, che lo meritano di più, che hanno più difficoltà a trovare lavoro, è chiaro? E quindi quelli che sono in condizioni di povertà devono essere aiutati per 3, per 6, per 8, per 9 mesi. E poi basta. Bisogna investire sul lavoro, bisognava fare un piano straordinario. Bisogna insegnare a pescare, non regalare il pesce. Mamma mia, questa è la battuta giusta, ma è una battuta molto comunista. Non è una battuta, è una battuta che risale appunto anche alla vicenda di Mao Zedong. Certo. Ho citato Mao, sì. Lo so, appunto. mi piace dialogare con voi perché al di là delle idee si parla con persone che, come dire, conoscono il mondo, la vita e anche un po' la storia. Però leggiamo, perché mi rendo conto che abbiamo citato il tweet di Marco Rizzo perché era inquadrato in televisione, no? Però lo voglio rileggere. Allora, c'è la foto di uno dei fratelli Bianchi su uno splendido terrazzo ricco di un posto figo, forse Costiera Amalfitana, sembrerebbe, non lo so, una roba del genere. Hashtag Colleferro, orologi d'oro, ville, vacanze e auto di lusso. Ma i fratelli Bianchi e padre percepivano il reddito di cittadinanza. Questa è l'Italia di oggi, nessun controllo, i peggiori furbi scavalcano i veri poveri, gli invalidi, gli anziani, un sistema vergognoso che va ribaltato. Io condivido tutto, ma tra l'altro poi questo è l'ennesimo caso, e chissà quanti ce ne sono, di mancati controlli, perché se addirittura abbiamo visto che parlamentari riuscivano ad ottenere il reddito di cittadinanza, voglio dire, ma hai detto tutto. Guarda, questi due casi proprio sono, diciamo così, i corni del problema, no? Se dei parlamentari, che peraltro lo segnalo al presidente Fico, così impara a fare un po' il suo mestiere, i redditi dei parlamentari sono pubblici per legge, certo. È chiaro, e quindi quando sentivo dire la Camera dei Deputati
devono chiedere i redditi e fare i nomi di questi signori, devono rilasciare la dichiarazione dei redditi per legge. E fico non lo sapevo. Se capite il livello è questo qua, insomma. Sì, no, è come possibile, è come possibile che l'INPS non ignorasse i redditi reali di chi che chiedeva il reddito di cittadinanza. Io adesso ho speso delle parole e anche delle attenzioni nei confronti degli invalidi, ma ci sono anche gli invalidi finti, eh? Anche lì vanno fatti i controlli. Però cosa succede? Se il reddito di cittadinanza arriva, piomba su milioni di persone, no? E i controlli non vengono fatti manco per i parlamentari, manco per, diciamo così, le persone. Adesso c'è sempre il, diciamo così, la condanna si ha dopo 3 gradi di giudizio, però insomma questi sono imputati di una cosa molto grave, ma la vistosità della vita di queste persone era Era lampante. Ecco, poi arrivano messaggi come questo. Rizzo dice: sono un fruitore del reddito di cittadinanza, ho 62 anni e non trovo nessun lavoro di nessun tipo dopo aver lavorato una vita come agente di commercio, nonostante i 135 curriculum inviati. Mi dica, Rizzo, come potrei mangiare senza i 4 spicci che ho dal reddito di cittadinanza? È chiaro che ci sono persone che ne hanno bisogno, ma no? Certo. Ma potrebbe uno, ad esempio, ci sono delle fasce di età come quella degli ultra cinquantenni che vanno tutelate maggiormente, se no un ragazzo di 25, 30, 40, no? Dal punto di vista della ricerca del lavoro. Però è proprio il concetto. Cosa facciamo? La crisi adesso aumenterà queste situazioni. E noi cosa facciamo? Continuiamo a erogare? E da dove arrivano questi soldi? Cioè non esiste un pozzo senza fondo, bisogna costruire lavoro. Ad esempio deve essere lo Stato che costruisce lavoro, ad esempio deve esserci la possibilità, no, per uno Stato normale, non voglio dire socialista, di fare un piano idrogeologico di manutenzione del territorio italiano, lo sappiamo, no? Ecco, che tutte le volte che piove c'è una tragedia, muoiono le persone, anche tutte le volte che c'è un terremoto cascano le case che abbiamo un paese, no? Fragile da questo punto di vista. Ma è anche fragile da questo. Benissimo. Assumiamo 1 milione di persone, ingegneri, tecnici, geologi, geometri. Mica perché dobbiamo ho studiato geologia, dato ormai non la faccio più. Ma bisogna rimettere in sesto l'Italia. È un investimento per il futuro, intanto perché assumi le persone e le fai lavorare. Ma in più risparmi poi nel lungo periodo. Però politicamente rende di più ricostruire, purtroppo. Ma politicamente, guardate, la differenza tra uno statista e un politicante, che il politicante si ferma all'obiettivo tra una elezione e l'altra, no? Ma io davo la spiegazione del perché non viene fatta prevenzione. È uno che pensa. Assolutamente d'accordo. Conviene di più ricostruire anche, dal punto di vista economico, ma poi qualche rigoletto arriva magari agli amici degli amici, piuttosto che fare prevenzione, che costa immensamente di meno. Chiudiamo perché proprio stiamo per finire il tempo con questo messaggio. Dice: ci sono tante pensioni false di invalidità, ogni tanto scopriamo falsi ciechi. Rizzo, togliamo le pensioni di invalidità? L'Istat dichiara 2 milioni di poveri in meno. Ma guardate, ad esempio, le assunzioni per gli ispettori che devono fare questi controlli sarebbero le assunzioni più remunerative, molto più dei navigator, perché è chiaro, no, che se noi assumiamo ispettori non solo per le pensioni di invalidità finte, speriamo che ce ne siano poche, non solo per l'elusione fiscale e anche l'evasione che viene fatta non pagando i contributi, per il lavoro in nero. Se noi assumiamo ispettori, no? Questi ispettori, come dire, rendono tantissimo, perché se fanno il loro lavoro vanno a controllare e a prendere risorse dai proprio per maggiori, sintetizzare dai, perché dai, siamo in chiusura, più controlli e anche più controlli e più lavoro, più controlli e più lavoro, investire sul lavoro ammortizzatori sociali più mirati, dai, questo, no? Più mirati per le persone che ne hanno davvero bisogno e più intensi
perché uno che ha 62 anni magari non prende neanche tutto l'intero reddito di cittadinanza, perché ha un ISEE un po' più alto, magari prende 300-400 euro, non ce la fa. Certo. È chiaro? Ma è meglio dare di più a chi ha davvero bisogno e dare, non dare cose a persone che non ne hanno bisogno. Come mi dire, sembra abbiamo giusto. Due davanti, no? I parlamentari che prendono le 600 euro o questi signori che ostentavano ville e macchine di lusso, forse a quelli era meglio non dare niente. Marco Rizzo, grazie, buona serata, buona buon lavoro. A voi. Buona serata, eh. Grazie. Tra